Mulino Bianco esiste davvero, nella campagna senese. Il Mulino delle Pile, nella campagna di Chiusdino, divenne celebre all'inizio degli anni 90. Grazie allo spot diretto da Giuseppe Tornatore per Mulino Bianco. Il successo fu tanto che il mulino divenne meta di un vero e proprio pellegrinaggio. Mulino delle Pile, Chiusdino. Quanti di voi ricordano la famosa pubblicità del Mulino Bianco? Sicuramente, almeno una volta nella vita, avrete sognato di trascorrere qualche giorno in questo posto magico che tanto ha incantato grandi e piccini. Ebbene, il famoso Mulino Bianco. In realtà si chiama Mulino delle Pile e si trova nella provincia di Siena, ovvero a Chiusdino. Chiusdino è un paese di circa 2000 abitanti, situato sulla zona delle colline metallifere, la cui origine risale alla presenza dei Longobardi in Toscana fra il 568 e il 569. Non a caso, il nome Chiusdino ha origini longobarde così come la chiesa di San Michele Arcangelo. Sono tanti i luoghi di interesse, religiosi e non, presenti a Chiusdino. Ma quello per cui viene maggiormente ricordato il paese è la presenza del Mulino delle Pile, meglio conosciuto come il Mulino Bianco. Quindi esiste davvero ed è perfettamente funzionante. La sua costruzione risale al 1200, ad opera dei monaci dell'abbazia di Serena, che lo usavano per macinare il grano e per la sodatura delle stoffe che poi venivano rivendute al mercato. Cosa ne è stato poi di quel mulino? Da qualche anno è stato trasformato in un agriturismo, interamente in pietra e non bianco come siamo abituati a vederlo. All'interno, oltre alle camere, vi è anche una piscina. Spesso questo luogo incantato e molto affascinante viene usato anche per organizzare dei laboratori didattici a favore dei bambini. Se siete in vacanza in Toscana, non perdetevi una visita al Mulino Bianco. Non perdetevi una gita fuori porta all'imperdibile abbazia di San Galgano, un monastero circestense a pochi chilometri da Siena, nel comune di Chiusdino. Trekking dal raccordo autostradale Firenze-Siena, 90 km, circa 1 ora e 24 minuti. Si parte dalla cappella di San Galgano a Monte Siepi, che fu costruita nel 1185 nel luogo dove il nobile cavaliere Galgano Guidotti visse da eremita fino alla sua morte nel 1181. Nel 300 l'edificio fu ingrandito con l'aggiunta dell'atrio, delle cappelle laterali e con la costruzione della parte superiore del tamburo cilindrico. All'interno si trova il masso in cui è conficcata la spada che San Galgano utilizzava come croce quando pregava, dopo aver abbandonato la vita dissoluta. Come è scritto in un libro del nonno del nostro Stefano San, Giuseppe Signori Costantini, in cui è descritta la vita del santo secondo quanto viene riportato da documenti, biografie e codici antichi. Il libro fu stampato a cura della Compagnia di San Galgano, nel 1904, terza edizione, e stando a quello che c'è scritto la stampa fu fatta a Prato, dove l'autore era maestro di scuola. E un libro di circa 200 pagine, di piccolo formato. Si scende quindi all'abbazia cistercense di San Galgano caratterizzata dalla mancanza del tetto, che essendo stato fatto di piombo, fu venduto da un abate commendatario alla metà del 500. Si segue quindi il percorso che conduce a Palazzetto, piccolo borgo situato sulla strada che porta a Massa Marittima. Si prosegue poi attraverso la campagna incominciando la salita verso Chiusdino, il cui abitato era un tempo cinto da mura. Oggi si conservano solo pochi resti, tra cui una porta di accesso. Si prosegue quindi in discesa verso il santuario della Madonna delle Grazie.
edificio che risale nel suo aspetto attuale all'inizio del 600 e la cui costruzione fu dovuta secondo la tradizione ad un'apparizione della Madonna nel secolo XV. Si prosegue per circa 2 chilometri sulla strada asfaltata percorsa fino ad ora praticamente con assenza di traffico. Poco oltre località il Poderino si svolta a destra su una strada bianca fino ad arrivare al punto in cui siamo passati la mattina. Fatte poche centinaia di metri si può proseguire diritti verso Palazzotto facendo il percorso della mattina. Oppure, come abbiamo fatto noi. Si svolta a sinistra su una strada bianca che più avanti diventa sentiero e ci porta ad una capanna col solo tetto in mezzo alla campagna. Qui non dobbiamo proseguire sulla comoda strada bianca, ma svoltare a destra su un sentiero al bordo di un campo e scendere in un fosso dal facile guado. A questo punto troviamo dei segni bianco-rossi che, essendo in mezzo a un bosco, ci fanno molto comodo per non perdere il percorso da tenere. Quindi, sempre osservando i segni bianco-rossi, arriviamo sulla strada che arriva da Siena e va verso Massa Marittima. La attraversiamo e imboccando una strada bianca arriviamo al parcheggio del cimitero sotto Monte Siepi dove abbiamo lasciato le auto. Hai fatto il percorso e ti è piaciuto? Lascia un feedback. Se hai solo guardato la descrizione e le foto e le hai trovato informative, lascia un applauso. Se hai avuto problemi, fai un commento e spiega la soluzione che hai trovato. Ricorda che ci vuole molto meno tempo per scrivere un commento o una recensione che per creare e pubblicare un percorso. Ma solo così la informazione rimane aggiornata. Il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale.